Sono contento perché lui è ritornato subito, questo significa che ha voglia di dare una mano alla squadra, e ha fatto l'allenamento senza molta intensità perché non vogliamo metterle in difficoltà, è a posto, e questa è la competizione con lui, tra lui e Strinic, mi sembra che sarà sempre positiva per noi. E Gonzalo Duban è un altro bello problema, perché tutte e due lo hanno fatto bene, e sarà, domani dobbiamo decidere, non sarà facile perché la squadra sta bene, i tanti giocatori hanno dimostrato in campo che meritano anche giocare. Tanto Ivan Strinic come Ulam, tutte e due sono forti di testa, non vedo una grandissima differenza. Abbiamo visto un po' che Strinic è stato attento, ha dato una mano perché Chievo faceva tanti cross e per questo lui doveva aiutare di più, ma Gulan è anche forte di testa, non è un problema, non vedo tanta differenza tra tutte e due, credo che la competizione sarà molto interessante durante l'anno. E consigliare a Riccardo Vigon qualcosa non è facile perché lui è sempre un po' attento a tutte queste cose, credo che hanno parlato con Christian. Adesso è una questione di aspettare, trovano no, un accordo, ma credo che lui sa che cosa deve fare. Sì, ma più che dire qui in una conferenza stampa si merita o non merita un giocatore, tutti lavorano tanto che può darsi che uno senza giocare merita anche un nuovo contratto. Questa è una conversazione tra noi e dopo chiaramente con Christian e il suo procuratore.